Se questo matrimonio si farà oppure no lo capiremo solo la prossima settimana. L'US Avellino potrebbe infatti avere una nuova triade composta da Walter Taccone, Angelo D'Agostino e Michele Gubitosa. Questa mattina i tre si sono incontrati presso la concessionaria d'auto dell'onorevole di Scelta Civica, un confronto durato 2 ore nel quale si è discusso del futuro della società biancoverde. Alla fine Walter Taccone è andato via con poca voglia di parlare e l'impressione è che le cose non siano andate come si aspettava. Rilascia invece una battuta fugace Michele Gubitosa. Angelo D'Agostino, come al solito, è stato chiarissimo, ha dato le sue condizioni per un suo ingresso in società. Questa volta io lo vedo convinto e adesso dobbiamo soltanto attendere la decisione di Walter Taccone. Però abbiamo visto uscire un po' scuro in volto. Non mi fate rispondere altre cose. Poi quali sono le condizioni di D'Agostino? Qualcosa sulle condizioni? Ne parliamo con calma. Una delle condizioni era l'ingresso in società di D'Agostino al 33%. Durante la riunione di stamattina invece Taccone avrebbe chiesto all'imprenditore di Montefalcione di rilevare il 60% del pacchetto azionario. Soluzione questa che invece non convince Gubitosa, il quale spinge per un club in cui i tre abbiano un ruolo alla pari. Altrimenti Gubitosa è pronto ad andare via. Per ora dunque è tutto congelato, se ne riparlerà la prossima settimana quando è previsto un nuovo confronto.